Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Se non mi sentiste bene, segnalatemelo che in qualche modo cerchiamo di recuperare. Io sono Ilenia Filippetti, ci siamo già conosciuti in occasione di un altro webinar in materia di anticorruzione e oggi ringrazio Formez perché abbiamo la possibilità di esaminare un tema molto delicato in materia di appalti pubblici, cioè i reati che incidono sulla moralità professionale delle imprese. Il tema è quando un imprenditore ha dei precedenti penali che non gli consentono di poter essere affidatario di appalti pubblici. La norma di riferimento è quella dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, che fa riferimento ai requisiti di ordine generale, requisiti di ordine pubblico si dice, quei requisiti che devono essere necessariamente presenti per poter essere appaltatori e subappaltatori della pubblica amministrazione per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, sia che si tratti di contratti di appalto, sia che si tratti di concessioni di lavori oppure di servizi, senza limiti minimi di importo, quindi per tutti i contratti, anche se di importo esiguo. La norma fondamentale è l'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, che ci dice che non possono essere affidatari di contratti pubblici i soggetti che si trovano in stato di fallimento o di altre procedure concorsuali o nei cui confronti sia attivo un procedimento per la dichiarazione del fallimento. Alla lettera B ci dice che non è possibile affidare un contratto pubblico ai soggetti che siano stati destinatari di misure di prevenzione antimafia. Questa norma va coordinata con le disposizioni del codice delle leggi antimafia che prevede tuttavia dei limiti minimi di importo e degli strumenti ulteriori e differenziati. I limiti minimi di importo sono essenzialmente quelli dei 150.000 euro. Alla lettera C dell'articolo 38 è prevista poi l'incidenza ecco, non mi sentite bene, cerco di parlare un pochino più forte. L'incidenza sull'affidamento dei contratti pubblici dei precedenti penali relativi a reati incidenti sulla moralità professionale. La norma ci parla di reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidano sulla moralità professionale, a condizione che si tratti di sentenze o di procedimenti conclusi e passati in giudicato. E vedete che questa prima parte della norma, che è la parte più delicata, non fa un elenco specifico e non dice nemmeno che è sempre inequivocabilmente causa di esclusione l'avere un precedente penale alle spalle. No, ci dice che occorre certamente una sentenza passata in giudicato, ma lascia aperta una porta sui reati che devono essere incidenti sulla moralità professionale e devono essere gravi, ma senza farci un'elencazione vera e propria. La conseguenza diretta di questa norma con formula ampia è quella per cui le amministrazioni di fatto hanno il potere, dovere di effettuare una valutazione discrezionale sui singoli precedenti penali degli imprenditori che partecipano alle gare. Quindi può accadere che una stazione appaltante compia una valutazione differente rispetto ad un'altra stazione appaltante di fronte al medesimo reato. Questa è una fragilità della norma ed è un punto delicato perché spesso le stazioni appaltanti lamentano di non avere gli strumenti giuridici per poter operare una valutazione penale, per
profonda e seria su quello che è il precedente penale compiuto da parte dell'imprenditore. Quindi la prima parte della lettera C rappresenta sicuramente un tema delicato. La seconda parte della lettera C aiuta le stazioni appaltanti. Perché? Perché ci dice che è comunque causa di esclusione la condanna, sempre definitiva, per uno o più reati relativi a determinate fattispecie, ovvero sia partecipazione ad un'organizzazione criminale, reato di corruzione, frode o riciclaggio. In questo caso l'esclusione è disposta non discrezionalmente da parte della stazione appaltante, ma si tratta di un'esclusione imposta direttamente da parte della norma, automatica, non c'è nessuna valutazione discrezionale. Scorriamo un po' su quelle che sono le altre voci dell'articolo 38. Abbiamo detto che l'articolo 38 fa riferimento a quei requisiti di ordine generale che tutti i concorrenti che si candidano ad essere affidatari di appalti pubblici devono necessariamente possedere. Tra questi vi è il non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, il non aver commesso gravi infrazioni in materia di norme poste a tutela dei lavoratori, di non aver commesso gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale, sia nei confronti della stessa stazione appaltante, sia nei confronti di altre stazioni appaltanti. Lettera G. Non possono essere affidatari di contratti pubblici coloro che hanno commesso violazioni gravi rispetto al pagamento di imposte e tasse. Non possono essere affidatari dei contratti pubblici soggetti che abbiano reso una falsa dichiarazione o una falsa documentazione in merito alla partecipazione per precedenti procedure di gara. Lettera I, non possono partecipare alle procedure di gara soggetti che non siano in regola con il DURC, quindi pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, non possono essere affidatari dei contratti d'appalto i soggetti che non siano in regola con le norme che favoriscono il diritto al lavoro dei disabili. Non possono essere affidatari dei contratti pubblici i soggetti che abbiano riportato una sanzione interdittiva ai sensi del decreto legislativo 231, di cui parleremo tra un po', o che comunque siano stati destinatari di una sanzione che impedisce di contrattare con la pubblica amministrazione. Analogamente, non possono partecipare alla gara i soggetti che abbiano presentato una falsa dichiarazione ai fini del rilascio dell'attestato SOA, che è un sistema di qualificazione specifico per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro. Non possono partecipare i soggetti che, pur essendo stati vittime di reati di conclusione o di estorsione commessi dalla criminalità organizzata, non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che si trattino, che si trovino in stato di necessità o di legittima difesa, e legittimamente sono esclusi dalle procedure di gara i soggetti che partecipano realizzando degli accordi volti a creare dei cartelli, no? Prima della partecipazione delle gare. Quindi se le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, la stazione appaltante, che ravvisa l'esistenza di elementi che indicano un accordo, esclude i concorrenti dalla gara. Ovviamente in questo caso, lettera M-quater, se c'è stato un accordo finalizzato a partecipare per finta alla procedura di gara, sarà ravvisabile anche il reato di turbativa d'asta ai sensi dell'articolo 353 del codice penale. Sono molte le disposizioni che sono finalizzate a tutelare l'ordine pubblico nell'esecuzione degli appalti pubblici. Noi oggi ci concentreremo in modo particolare
su quella disciplinata all'articolo 38 alla lettera C. Quindi punteremo l'attenzione sui precedenti penali riportati da parte dell'operatore economico. Quando parlo però di precedenti penali, non sto ad indicare necessariamente fattispecie che hanno a che fare con reati della malavita organizzata. Perché l'articolo 38 è vero, parla anche di impedimenti disciplinati dalla normativa antimafia e lo fa alla lettera B, nella misura in cui ci parla delle specifiche misure di prevenzione disciplinate dalla normativa antimafia. Lo fa l'articolo 38 anche attraverso quella norma anti-racket introdotta nel 2011 all'articolo 38 alla lettera MTER. La lettera MTER è una disposizione particolare, no? Perché se noi la leggiamo vediamo che inaspettatamente vengono a essere sanzionati i soggetti che sono vittime di reati compiuti da parte della malavita organizzata. E perché il legislatore esclude dalla gara delle vittime? Li esclude perché quelle vittime, sulla base di accertamenti giudiziari, non hanno denunciato la concussione o l'estorsione che hanno subito all'autorità giudiziaria. Questa è una norma che è volta a rompere il muro dell'omertà. Non occorre in questo caso una sentenza penale, né per quanto riguarda le misure di prevenzione disciplinate dalla normativa antimafia. Vedete, io qui ho fatto una sintesi dell'articolo 38, però alla lettera B non c'è riferimento a sentenze di condanna definitive. No. La lettera B è volta a porre un raccordo tra appalti pubblici e codice delle leggi antimafia, ma non occorre una sentenza definitiva. Idem per la lettera MTER, che parla di quei soggetti che sono stati vittime di un reato, di reati specifici, quindi concussione o estorsione, ma che non hanno denunciato. Anche in questo caso non occorre una sentenza definitiva. Ecco le fattispecie in cui l'articolo 38 punta l'attenzione sulla fattispecie della criminalità organizzata, dei reati compiuti o per collusione oppure come vittime, ecco, della criminalità organizzata. Per moralità professionale, più propriamente, si intende la fattispecie di quell'articolo 38 alla lettera C. Eccola qua. Quindi cosa occorre? In primo luogo occorre una condanna passata in giudicato, quindi non soggetta a revisione da parte del giudice penale, definitiva, irrevocabile. Per reati, ecco qui, che incidono sulla moralità professionale. E quali sono? Dicevamo, si tratta di quella parte della norma, 38, lettera C, che non fa un elenco specifico, ma che lascia alle stazioni appaltanti l'obbligo, il potere, dovere di valutare se quello specifico reato compiuto da quello specifico concorrente è rilevante oppure no. Oltre a ciò, la stazione appaltante dovrà compiere anche questa ulteriore valutazione, dovrà affermare, vedo che c'è un audio bloccato, ditemi se riguarda solo una collega, oppure se ci sono problemi ditemelo in chat. Dicevamo, la stazione appaltante ha il potere e il dovere anche di valutare la gravità di quel reato, quindi ha il potere e il dovere di compiere una valutazione discrezionale ampia. Ed ancora, nel merito, cosa deve fare la stazione appaltante? Deve verificare se il concorrente ha subito un provvedimento penale di condanna, definitivo, sì o no. Per reati che incidono sulla moralità professionale, tradotto, per reati che possono far dubitare
circa la buona esecuzione del contratto che stiamo per affidare. Perché? Perché quella fattispecie di reato deve essere collegata al contratto che stiamo per affidare. Deve esserci un nesso logico tra quello che è il precedente penale e l'appalto che la stazione appaltante sta per affidare. Inoltre, i precedenti penali contano per escludere l'affidamento a condizione che si tratti di reati in danno dello Stato o della comunità e che siano gravi. Ecco un altro elemento delicato. La stazione appaltante dovrà compiere una valutazione sulla gravità del reato. Esempio, un solo reato accertato 30 anni fa, non soggetto a recidiva, non più commesso da parte di quell'imprenditore potrebbe essere non valutato come grave, perché non è grave, potrebbe essere grave in sé, ad esempio un omicidio potrebbe essere rilevante in sé, ma ciò che potrebbe non essere rilevante è la non reiterazione, di quel fatto di reato. Quello che mi preme mettere in evidenza è come questo tema, valutare i precedenti penali degli imprenditori per l'affidamento degli appalti, è delicato perché l'articolo 38 alla lettera C lascia un ampio margine di discrezionalità, un potere e dovere alle stazioni appaltanti, che dovranno valutare ogni singola fattispecie penale e dovranno poi valutarne la gravità. Abbiamo anche detto però che esistono fortunatamente delle fattispecie di esclusione non discrezionale, perché il legislatore, recependo le disposizioni di rango comunitario contenute nella direttiva 18, ci dice: in ogni caso non può partecipare e non può essere affidatario di un contratto né d'appalto né di subappalto il soggetto che sia stato giudicato con provvedimento penale definitivo per determinati reati particolarmente gravi. Tra questi, partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio. In questo caso, nessuna valutazione discrezionale. Ma di più, l'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, con una formula ampia, ci dice alla lettera M che in ogni caso, quando al concorrente è stata applicata la sanzione, anche penale, che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, quel soggetto non può partecipare alle procedure di gara. Quindi, in tutti quanti i casi in cui il giudice ha applicato la sanzione prevista all'articolo 32-ter del codice penale, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la stazione appaltante prende il certificato del casellario giudiziario, vede l'applicazione di questa sanzione e non ha il potere e dovere di compiere nessuna valutazione ulteriore, perché anche in questo caso abbiamo una fattispecie di esclusione non discrezionale. Quindi, in generale, esclusione discrezionale, fatti salvi, quelle fattispecie specifiche di esclusione necessitata prevista alla lettera C e fatte salve le sanzioni di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione irrogate da parte di quello specifico giudice in quella specifica sentenza che l'amministrazione si trova a dover esaminare. Il legislatore poi ha previsto una serie di reati che non comportano l'esclusione e lo ha previsto all'articolo 38, lettera C, quando il reato è stato depenalizzato. L'esempio più classico è quello della guida senza patente, no? Lo faccio sempre. Un tempo guida senza patente era un reato, attualmente non lo è più, quindi nel momento in cui un concorrente, a volte capita abbastanza frequentemente il concorrente, insomma, ha segnato all'interno del casellario questo tipo di reati, e beh, quel reato è stato depenalizzato, quindi
può entrare in gara. Idem quando è intervenuta la riabilitazione. La riabilitazione non è automatica. Il provvedimento di riabilitazione, ai sensi del codice di procedura penale, è soggetto ad un provvedimento espresso del giudice dell'esecuzione penale. Quindi non basta il decorso del tempo, ma occorre un provvedimento espresso del giudice. In altri casi che non comportano l'esclusione, si hanno quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna. Chi devo controllare quando devo valutare la moralità professionale? L'impresa o gli amministratori? Sto parlando di sentenze penali e la responsabilità penale è sempre in capo alla persona fisica, non in capo all'ente. Quindi l'articolo 38 mi dice che dovrò chiedere il certificato del casellario relativamente ad una serie di soggetti e li nomina. Quindi ci dice se il concorrente è un'impresa individuale, devi chiedere il casellario del titolare o del direttore tecnico. Se si tratta di società in nome collettivo, devi chiederle in capo a tutti i soci, e anche sempre il direttore tecnico. In caso di socio accomandata, in caso di società in accomandita semplice, ancora socio accomandatario e direttore tecnico, per tutte le altre forme le altre tipologie di società, il codice fa riferimento agli amministratori muniti del potere di rappresentanza e anche del direttore tecnico. Allora, questo tema del chi è un amministratore munito del potere di rappresentanza, ci torniamo dopo tra un attimo, ha comportato un ampio dibattito giurisprudenziale, perché cosa accadeva di fatto? Accadeva che formalmente gli amministratori erano Tizio e Caio, Di fatto l'amministratore vero era Sempronio, che risultava essere semplicemente un procuratore speciale, non un soggetto dotato di un vero e proprio potere ai sensi dello statuto della società. Su questo la giurisprudenza si è spaccata perché una parte della giurisprudenza diceva: eh no, ma tu devi essere garantista, quindi devi chiedere i certificati solo in capo a quelli che formalmente sono amministratori muniti del potere di rappresentanza. Altra parte della giurisprudenza era invece sostanzialista e diceva: no, guarda, devi andare a vedere chi è che ha il potere vero all'interno della società, chi è che gestisce veramente. E a volte i procuratori speciali, i procuratori ad negozio, hanno un potere notevole, quindi devi controllare anche loro. Soluzione, ad un'altra plenaria del Consiglio di Stato ci dice: per amministratori muniti del potere di rappresentanza, devi indicare, ai sensi dell'articolo 38, devi controllare solo coloro che sono amministratori formalmente designati in base alle norme del codice civile. Certo che però il bando di gara può comunque prevedere l'obbligo per i concorrenti di far rendere le dichiarazioni anche ai procuratori speciali. E allora se il bando di gara lo prevede, opportunamente, dico io, allora anche i procuratori speciali, che possono avere un potere considerevole nell'ambito dell'azienda, dovranno rendere le dichiarazioni. Questa vicenda questa dei procuratori ad negozio cioè è emblematica, perché noi abbiamo visto insieme che già il codice dei contratti, all'articolo 38, fa tutto l'elenco, no? Un po' anche noioso. Però anche su questa apparente chiarezza è sorto un ampio dibattito giurisprudenziale, così come è sorto un ampio dibattito giurisprudenziale per quanto riguarda altri aspetti dell'articolo 38, perché l'articolo 38, lettera C, è una delle ragioni di più frequente impugnazione delle aggiudicazioni. C'è tanta giurisprudenza su questo e la vicenda dei procuratori ad negozia è emblematica, tant'è vero che si è giunti all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Non solo, l'articolo 38 vuole sanzionare con l'esclusione i soggetti che siano amministratori, amministrati da qualcuno che ha commesso dei reati, incidenti sulla moralità professionale, ma l'articolo 38 si preoccupa anche di evitare che, ai fini dell'aggiudicazione, si abbiano delle sostituzioni soggettive, artate, diciamo così. Cioè si vuole evitare che l'operatore economico che partecipa a una gara abbia sostituito in corsa il proprio amministratore che aveva riportato un precedente penale definitivo ed incidente sulla moralità professionale, lo abbia sostituito il giorno prima di partecipare alla gara, ripulendosi così apparentemente da quelle che sono le cause di incompatibilità. L'articolo 38 dice che non può partecipare alla gara l'impresa in cui il reato incidente sulla moralità professionale sia stato compiuto anche da uno dei soggetti cessati, eccolo qui, quindi da uno degli amministratori cessati dalla propria carica nell'anno prima alla data di pubblicazione del bando, salvo che l'impresa abbia dimostrato un'effettiva dissociazione dalla condotta penale. Cosa si intende per effettiva dissociazione? Il fatto di aver fatto fuori quell'amministratore? No, non solo non basta, occorrono non solamente diciamo il recesso di quell'amministratore o l'estromissione di quell'amministratore, ma occorrono anche dei fatti evidenti. Di norma la giurisprudenza riconosce nell'essere un'effettiva misura di dissociazione l'aver attivato una causa civile di responsabilità, quindi la dissociazione deve essere seria, deve essere vera, altrimenti il rischio è quello per cui si potrebbero avere delle sostituzioni di amministratori il giorno prima di presentare la domanda per la partecipazione alla gara. Sarebbe una sostituzione finta, evidentemente. Quindi la norma si preoccupa di fare in modo che ci sia una sostituzione reale, e che a questa sostituzione sia accompagnata anche la volontà di realizzare delle misure di dissociazione da parte dell'impresa nei confronti dell'amministratore cessato. Quando parliamo di moralità professionale, abbiamo detto, parliamo di certificati del casellario penale, quindi sto parlando di verifiche da effettuare sulla persona fisica degli amministratori. Attenzione! Esistono tuttavia anche delle verifiche penali da effettuare sull'impresa. L'articolo 38 prevede infatti la non possibilità di partecipare alla gara anche da parte dei soggetti a carico dei quali sia stata applicata la sanzione interdittiva del decreto legislativo 231 del 2001. Pensate a Tangentopoli, no? Noi abbiamo avuto delle imprese con Tangentopoli che hanno fruito di benefici di ordine anche economico a seguito dei reati compiuti dagli amministratori di vertice. L'obiettivo del decreto legislativo 231 del 2001 è stato quello di evitare che l'impresa potesse giovarsi delle malefatte degli amministratori. Quindi l'obiettivo è stato quello di fare in modo che comunque gli effetti utili della fattispecie di reato andassero comunque all'impresa. Come si fa questo? Si fa andando a verificare se nella sentenza di condanna pronunciata dal giudice penale contro l'amministratore sia stata eventualmente applicata anche una sanzione amministrativa nei confronti dell'impresa. Il giudice penale che condanna l'amministratore può anche condannare l'impresa ad una sanzione amministrativa che la priva degli effetti utili derivanti dal reato. Questa sanzione amministrativa può consistere in un divieto di partecipare alle procedure di gara. Ecco perché esistono anche verifiche penali da effettuare sull'impresa. Ma sono verifiche che si effettuano, diciamo così, al fine di evitare che l'impresa possa giovarsi delle utilità
derivanti dalla commissione dei reati da parte dei propri amministratori. La verifica di questi precedenti penali deve essere fatta sempre sulla base di provvedimenti richiesti al casellario giudiziario e ha per oggetto l'applicazione di sanzioni interdittive applicate nei confronti dell'impresa. In pratica, come si fa ad effettuare la verifica sulla moralità professionale? Abbiamo detto che la stazione appaltante dovrà chiedere il certificato del casellario giudiziario per andare a verificare quali sono le dichiarazioni, se sono vere le dichiarazioni rese da parte dei concorrenti alla procedura di gara. Mi premeva condividere con coloro che, insomma, tra i colleghi che oggi partecipano al webinar e che si occupano di affidamento di appalti pubblici o di contratti, insomma, di appalto pubblico, ricordare che esiste uno strumento di semplificazione molto buono, molto utile. Nella mia amministrazione lo utilizziamo ampiamente ed è il certificato del casellario per le pubbliche amministrazioni fornito attraverso il sistema CERPA. Questo strumento consente di realizzare delle richieste massive, cioè di realizzare tutta una serie di richieste dei certificati del casellario cumulative, non effettuando una richiesta per ogni singola procedura che sto affidando, ma realizzando delle richieste relative a più certificati del casellario giudiziale. L'ente con il quale io collaboro è un ente grande, è la Regione Umbria, e a noi capita molto spesso di dover affidare contratti che vengono affidati da parte dei singoli servizi. Una innovazione buona che abbiamo introdotto è quella di accentrare le richieste e fare in modo che un solo nodino della rete Regione Umbria si faccia carico di interrogare il CERPA e di chiedere i casellari per tutti quanti i colleghi dei servizi. Così cosa otteniamo? Evitiamo di fare 1.000 richieste, 1.000 richieste separatamente, l'uno distinto rispetto agli altri. Dato che è uno strumento che funziona molto bene, per la mia esperienza, mi premeva condividerlo con voi. Devo dirlo, un pochino per dovere d'ufficio, però lo devo dire, che un altro strumento di semplificazione, tra virgolette, è anche dato dalla WCPass, gestito da ANAC. WCPass è uno strumento che sicuramente è ispirato da logiche di semplificazione e che mira a fare in modo che la stazione appaltante non faccia tante singole richieste ai singoli enti, ma utilizzi WCPass per chiedere molti certificati, quindi il certificato del casellario giudiziale, ma insieme anche il DURC, ma insieme anche la verifica del 231, eccetera, eccetera. Ho messo tra virgolette il termine semplificazione per più di due ragioni, proviamo a dirle. In primo luogo, WCPass è un sistema ancora nuovo, tutti quanti dobbiamo ancora imparare, no? A utilizzarlo fluentemente, quindi abbiamo, insomma, un po' di resistenza derivante dal fatto che si tratta di un sistema nuovo. È un sistema non completo, devo dire, perché ipoteticamente dovevano essere acquisiti attraverso questo strumento tutti i certificati, di fatto non tutti i certificati possono essere acquisiti con AVCPass. Ma il certificato del casellario penale sì, con tempi estremamente ridotti. AVCPass ha però la pecca di dover richiedere la collaborazione con i soggetti privati, nel senso che gli operatori economici devono, è un gioco due che si fa, quindi devono fornirci un codice per poter essere controllati. Allora, è un meccanismo leggermente farraginoso, funziona molto bene, devo dire, per i casellari, ma essendo un pochino farraginoso, il legislatore e l'autorità per la vigilanza hanno ritenuto che attualmente
A Vucci Pass sia obbligatorio solo per le procedure di importo a base d'asta, quindi con CIG preso da 40.000 € in su, solo sopra è obbligatorio. Non è obbligatorio per gli acquisti sul MEPA. A volte quando parlo con i colleghi sento che le amministrazioni compiono tutta una serie di verifiche, forse anche un po' sovrabbondanti, perché spesso si vanno a verificare i carichi pendenti. Però ricordiamoci, per ragioni anche di economia procedimentale, che a leggerlo letteralmente l'articolo 38 del codice dei contratti, alla lettera C, fa riferimento alle sentenze di condanna passate in giudicato. Vedete che nell'ultima locuzione fa riferimento anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta. Quindi anche nel caso di... vedo che non mi sentite benissimo, chiedo a chi sta ascoltando di dirmelo, insomma, perché se è solamente una collega che non sente bene può essere un caso. Ok. E quindi diciamo che la verifica dei pregiudizi, dei precedenti penali deve essere fatta quando il provvedimento penale è definitivo. Il provvedimento penale potrebbe essere anche frutto di un patteggiamento, ma deve essere definitivo. Morale, non è indispensabile chiedere la verifica dei carichi pendenti, perché quelli in via generale possono non essere rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara. Chi devo controllare? Solo il vincitore o anche gli altri concorrenti? Il vincitore sicuro, perché l'articolo 12 del codice dei contratti pubblici ci dice che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, quindi io posso firmare il contratto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. L'articolo 38, lettera C, è un requisito indispensabile, quindi occorre sempre verificarlo prima di sottoscrivere il contratto. Per qualunque importo, questo è un punto delicato, per tutti gli affidamenti non ci sono soglie di esenzione, anche gli affidamenti diretti, anche gli affidamenti sotto 40.000 euro, anche gli affidamenti fatti a quei fornitori che noi conosciamo bene perché magari sono esclusivisti. E anche nei loro confronti vanno effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 38, altrimenti posso sì adottare il provvedimento di affidamento, ma il contratto non lo posso sottoscrivere. Articolo 12 del codice dei contratti pubblici. Quindi nei confronti del vincitore della gara o dell'affidatario anche diretto del contratto, il controllo sui precedenti penali lo devo fare sempre. E agli altri concorrenti? Gli altri concorrenti posso controllarli a campione, dovrò però stabilire il campione e le modalità di selezione del campione, quindi dovrò dettare le regole per la selezione del campione e in tutti quanti i casi in cui vi siano dei fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Per inciso, la giurisprudenza sta tendendo ad allargare l'obbligo di controllo ai sensi dell'articolo 38, perché nelle procedure di gara di importo più elevato c'è una fase procedimentale, prima dell'aggiudicazione, in cui si estrae a campione un campione di soggetti per vedere se le dichiarazioni che hanno reso sono vere oppure no. Queste dichiarazioni riguardano sicuramente il possesso dei requisiti economici e di esperienza professionale, ma dice la giurisprudenza anche i requisiti di ordine pubblico. Quindi il controllo a campione, dice la giurisprudenza, va fatto anche durante lo svolgimento della procedura di gara. Come va resa la dichiarazione? Abbiamo detto fino adesso che la stazione appaltante deve effettuare un controllo, lo deve fare attraverso la richiesta del certificato del casellario. Il casellario può essere chiesto anche attraverso il sistema CERPA, molto utile, snello e utile soprattutto per gli enti più grandi. Può essere effettuato anche attraverso AVC Pass. Ma cosa vado io a controllare? Vado a controllare
la dichiarazione sostitutiva che l'operatore economico ha reso per poter partecipare alla mia gara. E se quella dichiarazione non contiene il riferimento a precedenti penali, cosa accade? Accade che il legislatore ha previsto l'istituto del soccorso istruttorio. Noi ci troviamo in questo momento di fronte ad un legislatore e anche ad una giurisprudenza fortemente sostanzialisti. Cioè, la logica è quella di fare in modo di includere all'interno della procedura di gara i soggetti che effettivamente sostanzialmente abbiano i requisiti, a prescindere dalla forma in cui hanno presentato l'istanza. Quindi l'operatore economico può anche dimenticare, magari, di sbarrare la crocetta o di indicare con precisione la sentenza penale compiuta. L'importante è che di fatto sostanzialmente il requisito lo abbia. Norme sul soccorso istruttorio, articolo 38,2 bis. Questo però ha un costo. Ha un costo in primo luogo per la stazione appaltante, perché la stazione appaltante, quando apre la busta, vede la dichiarazione dell'operatore economico e vede che la dichiarazione è carente di alcune dichiarazioni, di alcuni elementi, deve interrompere il procedimento, rallenta la procedura di gara e questo comporta un costo di processo per la stazione appaltante, perché la stazione appaltante dovrà chiedere all'operatore economico di integrare quel pezzettino di dichiarazione che si è dimenticato di mettere nella busta. A questo costo di processo il legislatore collega il pagamento di una sanzione pecuniaria che dovrà essere versata da parte dell'operatore economico. Allora, quell'operatore economico è stato un po' disattento, non ha compilato bene la dichiarazione, si è scordato di depennare dei pezzi importanti, dei pezzi di quella dichiarazione. Va bene, questo non è essenziale. La stazione appaltante gli chiede di formulare per bene quella dichiarazione pagando una sanzione. Questa sanzione è il prezzo per il tempo che la stazione appaltante perde nell'attivare la procedura di soccorso istruttorio. Certo, questa integrazione potrà essere effettuata entro un termine che però non deve rallentare troppo il procedimento. Quindi il concorrente che ha dimenticato di compilare bene o di sbarrare bene la dichiarazione dovrà integrare la dichiarazione entro il termine di 10 giorni. Se non lo fa, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e non dovrà pagare la sanzione. Quali sono le indicazioni operative sul soccorso istruttorio? Determinazione numero 1 del 2015 di ANAC e comunicato del 25 marzo del 2015 del Presidente di ANAC. Queste sono le due fonti che ci danno tante indicazioni operative utili. In particolare, per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare i precedenti penali, ANAC ci dice: eh beh, ci sono due orientamenti giurisprudenziali che sono maturati nel corso del tempo. Un primo orientamento ci dice il fatto di rendere delle dichiarazioni complete, esaustive, era già di per sé un valore. Quindi andavano esclusi tutti i concorrenti che non avessero reso bene la dichiarazione. Rilievo formale, quindi prospettiva formale. Un altro orientamento ci dice: eh no, guarda, quello che conta è una valutazione sostanziale. A me non interessa come è stata resa formalmente la dichiarazione. L'importante è che quel concorrente i requisiti li possedesse realmente. Dice ANAC, questo dibattito giurisprudenziale è ormai superato alla luce delle nuove disposizioni di cui al soccorso istruttorio, perché cosa conta? Conta che non tanto la forma in cui quella dichiarazione è stata resa, ma conta ed è importante il fatto che
il concorrente che partecipa alla gara abbia una moralità professionale idonea. In questo caso, quindi, il concorrente che non abbia reso idoneamente la dichiarazione sarà invitato dalla stazione appaltante a completare la dichiarazione, la completerà entro il termine di 10 giorni e successivamente pagherà anche la sanzione. Dice ANAC, certo non possiamo vessare le imprese, quindi se il concorrente non intende approfittare, no, della chance data dal soccorso istruttorio e non intende integrare le proprie dichiarazioni, non dovrà neanche pagare la sanzione. In questa nuova prospettiva, la stazione appaltante potrà escludere il concorrente solo quando il concorrente decide di non approfittare della chance. Quindi dice io, guarda, sai che faccio? Non integro, esco dalla gara, non pago la sanzione, basta, non mi interessa più. Ok, fuori dalla gara, nessuna sanzione. Oppure nel caso in cui sostanzialmente il concorrente non protegga il requisito. Quindi quando, e torniamo alla valutazione di merito, a cui ci stiamo avvicinando, il concorrente abbia dei precedenti penali che incidono sulla sua moralità professionale. Non è che la moralità professionale non esiste più. Esiste, ma quella è una valutazione di merito. Il soccorso istruttorio consente solo di mettere una toppa a quelle che sono le istanze di partecipazione formulate in modo un po' impreciso. Quindi, dice ANAC, se la dichiarazione è stata completamente omessa perché nel modulo non è stato sbarrato nessuna delle vocette utili, oppure il concorrente dichiara di aver riportato dei precedenti penali senza però dirci quali sono, allora la stazione appaltante può attivare il soccorso istruttorio assegnando il termine di 10 giorni per l'integrazione delle dichiarazioni. Conseguentemente l'operatore economico dovrà provvedere al pagamento della sanzione. Dice ANAC però, attenzione, bisogna verificare caso per caso. Perché? Perché potrebbero esistere anche fattispecie di dichiarazione falsa. Allora, quando è che si ha una dichiarazione falsa? Dice ANAC, quando alla luce di quella che è la dichiarazione concreta che la stazione appaltante si trova di fronte, abbiamo una dichiarazione palesemente negativa quando invece il precedente penale c'era. Dice ANAC, la disciplina delle false dichiarazioni, con tutte le gravi conseguenze penali che derivano dalle dichiarazioni false, quindi esclusione dalla gara, non sanabilità, segnalazione del fatto all'autorità all'autorità anticorruzione, permane, non è tenuta meno con il soccorso istruttorio. Ciò che rileva è che la dichiarazione sia veritiera. Se la dichiarazione, anche integrata in sede di soccorso istruttorio, poi con la richiesta del certificato del casellario si dimostra falsa, il concorrente dovrà essere escluso dalla gara. E come si fa a scoprire una dichiarazione falsa? Lui rende una dichiarazione dicendo, guarda, io non ho riportato alcuna sentenza penale, risulta aggiudicatario della gara, la stazione appaltante, dato che è il primo concorrente, l'affidatario, chiede il certificato del casellario, dal casellario vediamo che c'è una sentenza ritenuta dalla stazione appaltante rilevante, perché è incidente sulla moralità professionale. E perché è incidente sulla moralità professionale? Perché si tratta di una sentenza che incide sull'affidabilità di quell'operatore economico in relazione al contratto che sto per affidare. Finora di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della sanabilità sotto il profilo formale. Andiamo a vedere nel merito che valutazioni la stazione appaltante deve compiere. Abbiamo detto, ANAC dice, guarda che non è venuta meno la disciplina dell'obbligo di valutare la moralità professionale, perché il soccorso istruttorio consente esclusivamente di mettere una toppa alle dichiarazioni rese male, non chiare, non complete. Ma nel merito resta il potere e dovere della stazione appaltante di valutare, di andare a vedere se
con il certificato del casellario, se quel concorrente ha riportato un provvedimento penale definitivo di condanna, sì o no. Per reati che incidono sulla moralità professionale, quindi collegati, a quello che è il contratto che sto per affidare, sì o no. In danno dello Stato e della comunità, Stato sì, vedevo che prima mi chiedevate se si tratta di riferimento anche ad enti pubblici, sì, in generale sì, e che siano gravi. E qui c'è l'elemento, no, di valutazione discrezionale. Con la dottoressa Schifano, un po' di tempo fa, ci eravamo confrontate, tutte e due ci eravamo meravigliate del fatto che una sentenza, ma la cito, ma è una tra le molte, insomma, che possono meravigliarsi, una sentenza del TAR Sicilia aveva riconosciuto come non rilevante ai fini della moralità professionale il reato di omicidio. In questa fattispecie la stazione appaltante, una stazione appaltante siciliana, aveva escluso da una gara un soggetto che aveva sostanzialmente non aveva dichiarato di aver commesso un reato di omicidio colposo. Ricordo che il reato di omicidio colposo, ai sensi dell'articolo 589 del codice penale al comma 2, può essere anche frutto della violazione di norme poste a tutela, volte a prevenire gli infortuni sul lavoro. Quindi è una di quelle fattispecie di reato particolarmente delicate. In questo caso il TAR Sicilia ha ritenuto non essere rilevante perché? Perché dice sì, quella fattispecie di reato astrattamente è idonea a ledere il vincolo fiduciario tra la stazione appaltante e l'affidatario del contratto pubblico. Ma in questo caso manca l'elemento della gravità del danno e del fatto che si tratti di di un reato che non è compiuto in danno dello Stato o della comunità e quindi secondo questa sentenza non era legittimo escludere dalla procedura di gara un soggetto resosi responsabile di un reato di omicidio colposo. Perché ho citato questa disposizione e vado a concludere, insomma, nel momento in cui ho affrontato questo tema? Perché il tema del soccorso istruttorio è sicuramente fortemente sentito in questo momento ed è uno strumento utile per le stazioni appaltanti. Quando ho avuto occasione di utilizzarlo, l'ho apprezzato perché sicuramente l'obiettivo delle stazioni appaltanti non è quello di escludere le imprese dalla procedura di gara, ma mira il soccorso istruttorio a soccorrere gli operatori economici solamente a fronte di dichiarazioni rese in modo non formalmente perfetto. Il soccorso istruttorio non va a modificare la disciplina relativa alla moralità professionale. Moralità professionale che, tuttavia, a sua volta è un elemento estremamente delicato da valutare. Perché? Perché è vero che il legislatore in alcuni casi prevede delle fattispecie di esclusione automatica, ma sono casi residuali. La fattispecie più ampia è quella di valutazione discrezionale, perché non esiste un elenco di reati in danno dello Stato e della comunità incidenti sulla moralità professionale. Non esiste un indice della gravità, esistono tante sentenze, qua e là, messe qua e là, che consentono di operare una valutazione logica da parte della stazione appaltante, ma non esiste una norma di chiusura. L'effetto di questa assenza di norma è che esistono sentenze che giungono a dire che il reato di omicidio colposo potrebbe non incidere sulla moralità professionale. E questo è tutto. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.